Oh, per caso, ha visto il mio yogurt con le fibre? Ma non è caso che sia così triste. Ho portato anche le prugne. Oggi è un giorno speciale per me, la mamma. È l'anniversario dell'ultima volta che le ho spazzolato la schiena e pensavo che le avrebbe fatto piacere ripetere la tradizione. Signor Silvano, vorrebbe spazzolarmi la schiena? Ma no, Wanda, ma cosa dice? È che qui dentro ci sono un po' di ceneri della mamma, così la porto sempre con me. Adesso l'ho lavata e ecco, la apro per fare arieggiare un po'. Sì, perché mamma odiava l'aria stantia, anche d'inverno spalancava in casa tutte le finestre. Certe bronchiti. Ho fatto tutta la terza media con 38,8. C'è uno scarafaggio, signor Silvano, uno scarafaggio! La mamma è tornata! Silvano, dove sei? Dai che oggi non è giornata! Nel suo ufficio non c'è, nell'ufficio di De Marinis non c'è. Non l'abbiamo lanciato contro il muro. Non l'abbiamo lanciato contro il muro. No, ha visto Silvano? Se non ci firma i rimborsi subito siamo rovinati, non facciamo in tempo a consegnarli. Ha trovato uno scarafaggio nell'urna delle ceneri di sua madre e si è convinto che lei si sia reincarnata. E si è barricato nel cucinino. Stavo proprio parlando con la signora Patti. Mi dia la Patti. Sì. Ma Patti? Sì, sono Paolo. Povera Patti. Lo so, sembra che si sia barricato. Non ti preoccupare, guarda, fa più comodo a noi che a te. Va bene, guarda, te lo rimandiamo a casa, Sarnes. Te lo rimandiamo a casa. Silvano, non ci fare buttare giù la porta. Costa la porta. No, non mi porterete via di nuovo la mamma. La difenderò con tutte le forze. Oh, miseria, abbiamo 20 minuti per farci firmare i rimborsi da uno psicopatico che si è chiuso in un cucinino con uno scarafaggio. Hai qualche idea? No, vabbè, saltiamo questa parte, dai. Abbiamo 20 minuti. Silvano, non farti pregare, esci dal cucinino. Non per vantarmi, Silvano, ma abbiamo una certa esperienza in queste cose. Davvero? Sì, non te l'ho mai detto perché sono cose molto personali e poi la gente non capisce. Ebbene sì, Silvano, noi comunichiamo coi morti. Coi morti? Sì. Sì, assolutamente, con morti, svenuti, zombie. Una volta abbiamo anche comunicato con un tedesco. Cosa c'entra? Morto. Uscito. Volete vedere la mamma? Sì, vogliamo vedere la mamma. Sì, facciamo vedere la mamma. Dai, fagli vedere la mamma. Oh, però! C'è ancora il suo personalino, tutta curva. È straordinario. Sembra che abbia una condizione transmedianica eccellente. Beh, con un po' di fortuna, Silvano, riuscirai a parlarci, vero? Cosa dici, Luca? Non vedi come adesso? Mica può parlare. Vero. Il naso lettico, sì. Come quando andavo nel lettone. Parlare no, ma forse può scrivere, vero Paolo? Ah beh, certo, sì, i morti adorano scrivere. Paolo, può scrivere. Sì, però bisogna avere una biro piccola. Paolo, perché può scrivere. Ha la sabbietta nell'occhio, lo fa. Abbiamo 2 minuti per farci firmare sto diavolo di rimborso, dopo siamo rovinati. Ma ci pensa il tuo amico Luca. Silvano! Problema risolto! Sai cos'è questa? Questa è una tavola medianica. Serve per comunicare coi morti. Sì, tu ci appoggi sopra la mamma e lei, muovendosi tra le lettere, comunicherà con noi. No, ma tipo settimana enigmistica! Sì, vai. Non è che è pericoloso, però. No, guarda, non ho capito come funziona, ma andrà tutto bene. Prendetevi la mano. Oddio! Abkrestuv, che nella lingua dei morti significa... Il cesso? No, Silvano! Ah, Silvano! Non lasciarmi! Abkrestuv, Kurostughi. Kurostughi, che nella lingua dei morti significa... Ciao! No! Kurostughi, ciao! No, Silvano, firma! Silvano firma! Cosa dovrai firmare, Silvano? Forse... Il Nopkrestevgi? Il Nopkrestevgi è... ci arrivi anche tu. Il rimborso! Silvano firma il rimborso. Ma scusa, ma non dice che le sono mancato? Prova a chiederglielo. No, guarda, si è proprio fermata sul rimborso. Insomma, tu conosci il linguaggio dei morti? No. Noi sì. E dice Silvano firma i rimborsi. Aspetta, si sta muovendo ancora, guarda. No, non si sta muovendo. Sta facendo stretching. Firma il rimborso. Firma il rimborso. Ma è la mamma che te lo chiede. Ma la mamma non sa neanche cos'è il rimborso. Ma la mamma niente, firma qui! La mamma è morta. Di nuovo? Ma allora è un vizio. Ah!
Silvano, è un'ora che ci scusiamo. Abbiamo ucciso uno scarafaggio. Non era tua madre. Ma come fate a essere sicuri che non era lei? Ma perché lo sappiamo? Tua madre era riconoscibilissima. Aveva un neo sulla chiappa de...